ci volevano fermare, ma chilometri da fare. Sei pronto a girare questo videoclip? Prontissimo per una volta, guarda. Let's go. Mi fai vedere cos'è forma di cuore? Allora, il pezzo parte del video. Questi attacchiamo, due scarpe. Metodi da ladro. Via ad Alessio. Vado a fare affari, fare dei milioni. Io sono andato a prendere il pranzo e Ludovico, come al solito, non si va a mangiare qualche cosina, la pizza e qualcos'altro. E quindi ha chiesto il cinese, solo che regà, dovete sapere che è proprio la persona più sbagliata a cui chiedere del cibo non italiano. E mi ha sbagliato piatto, come se non mi ricordo che ho fatto un po' di danni. Ho speso il riso invece che la soia, non ci capisco niente. La sfumatura, fate sei proprio un figo. FBI, open the door! Grazie. Mentre io e Kate Puro stavamo girando la scena nell'ascensore, si è chiuso l'ascensore e ci siamo ritrovati al primo piano con due signore davanti. Ciao! Stiamo girando un videoclip, tranquille, non stiamo facendo... Volete salire? Sì, certo! Noi facciamo le scale. Noi siamo scesi, abbiamo lasciato le signore con tutto l'ascensore acchittato per il video salire e loro si sono ritrovati all'ultimo piano senza di noi, ma con le signore davanti, quindi è stato molto divertente. C'è una signora che ci sta alla gamba dello stativo, guardi. Sì, sì. Attenzione. Si apre. Devi saper contarli per mangiare solo sushi, per bere solo me bianchi, non ho regole tu posti, posti. Che fai veramente schifo. No, per favore, con quel cosino. Io ci metto la tua faccia nel backstage su sta scena. Ah, ecco l'ultima della ciurma. Vabbè, cos'è la festa? È una festa, cazzo. Ma è arrivata la colorist. Chiara la colorist. Secondo me è Chiara la colorist, è anche ideatrice del video. No, ho dato lo spunto. Però, che secondo me è rotto il passamontagna. Ah. Ah, no, vedi, già. Se è così va bene, non te lo devi mettere troppo alto. No, infatti. Ragazzi, da. Non mettete i passamontagna per fare rapine. No, troppo alti perché sono bruttini. Il videoclip mashup di due mood è nato in maniera molto spontanea una sera mentre stavamo in studio dal buon Killer K, in fase di briefing, brainstorming, chilling. Mentre stavamo parlando ho detto, boh cavolo, effettivamente tocca fare il video di questa roba. Per rappresentare visivamente tutte queste varie spezzoni di canzoni, ho pensato, insieme ai miei cari amici, di rappresentare visivamente un ascensore che sale su diversi piani e ogni piano ha il suo mood. Oppure, la cosa ancora più figa, aspetta, o ancora più figo, meno scontato. L'ho proprio visto troppe volte. È tosta, raga, però pensala dentro un ascensore. Come se ogni piano c'è sta una roba tipo che Anetta è in bocca faida e c'è, capito? Questo è figo, questo è figo. Chi senti quel rumore dell'odio nei quartieri che odiano ronde fanculo 13-12. So coi miei slime. Togliere il dormirino al tappo possibilmente. Figura di merda. Dormirino. L'altra è girata così. Se dobbiamo farla fatta. Beh, faidone. Backstage. Testimonianza. Vivo piadi, non vedo dietro di fuori. Non giochi preziosi, non giochi coi. Dici Ludo? Manca, questa è un'altra, abbiamo praticamente. Abbiamo finito. Abbiamo praticamente finito, sono molto soddisfatto. Siamo tutti contenti. Non so di che canzone stiamo per fare. Questa bitch vuole che esce tutta la camera. Best for the beats, best. Ah, Villa Miami. Bitch vuole cash, vuole beat, io no cap, nuovo trip, nuovo gas, voglio Villa Miami, quella bitch vuole cash. Buonasera. Ce l'avevo ancora un po'. No. Ogni volta che fai c'è che arriva la guardia. La giro lunga pensando che tra me. Bella frate. Bella giro. Dentro quel cloud ho già messo un backup, che se vado in down fatto un plan per dirlo più là. Sento le stelle, sono il posto più sicuro al mondo. Il luogo in cui anche di giorno poi... Il nostro otto. Si pallotto vedo, o si plin. Si pallotto. Si pallotto o si plin. Non lo so, chiediamo a Federico. Si pallotto. Te che sippi Federico? All'otto. Io che faccio? Sì. Un aneddoto della giornata. Il ritardo clamoroso dalle riprese. C'è caduto un neon addosso. Secondo me quello è figo. Mangiamo non è una gang, non è una fanno qui la parte finale non, è, non abbiamo ripetuto le scene più volte, sai, nei video si fa così, fai la scena, la ripeti,
per avere più riprese, per stare più sicuro, per farla venire al meglio. No, quella è venuta proprio one take. One take, una sola ripresa. Cotta, mangiata, come è andata, e la lampada è cascata. E siamo qui. E siamo comunque qui. La testa, poi l'ho ritrovata, ho bevuto la sesta, ma pigna collata, ho rimesso la... Io ho trovato quel cazzo di ascensore. Ovviamente ho chiesto i permessi. È iniziata da condomino che sale tutto alterato dicendo: di chi è la smart parcheggiata male? Ovviamente di chi era? Mia, eccomi. Sono venuti, diciamo, i condomini a dirci che avevamo rotto le palle perché avevamo bloccato l'ascensore tutto il giorno. E diciamo se la sono presi con me perché pensavano che io non avessi chiesto i permessi. Il papi mi ha fatto la ramanzina perché ci abbiamo messo un po' troppo tempo. Beh, io direi che ci siamo. Bello.